Nel 1933 Kurt Goldstein, che era un neuropsichiatra di origine ebrea emigrato in quello stesso anno negli Stati Uniti, prima in Germania e poi negli Stati Uniti, pubblica un suo studio sull'afasia, che doveva esercitare una grande influenza non solo fra i medici, no, ma anche al di fuori, tra linguisti, psicologi. Una delle forme di afasia esaminata da Goldstein nel libro è la cosiddetta afasia amnestica, cioè il semplice caso in cui il paziente sembra aver dimenticato i nomi che vorrebbe dire, gli sfuggono i nomi, dimentica i nomi, una cosa che tutti in qualche modo conosciamo, no? Ecco, l'analisi di Goldstein mostra tuttavia che le cose non sono semplici, non è un fenomeno semplice. Noi diciamo il paziente ha dimenticato i nomi. No, il paziente di afasia amnestica non ha dimenticato i nomi, ma non può servirsi dei nomi per nominare in astratto un oggetto. Vi faccio un esempio. Cioè, se gli si fa vedere un ombrello e gli si chiede che cos'è questo, lui non è assolutamente in grado di dire è un ombrello. Però immediatamente dopo può dire ma io a casa ho tre ombrelli oppure ho dimenticato l'ombrello, cioè può usare la parola solo nel contesto di un discorso, non può usarla nella forma di che cos'è, come si chiama, non può usarla nella forma della nominazione, non può nominare la cosa. È un fenomeno molto interessante questo, no? Per esempio se gli si fa vedere una tazza, una penna, gli si chiede che cos'è, lui dice è per bere, ma non può dire è un bicchiere. Ecco, la diagnosi, la conclusione che Goldstein trae è che l'incapacità del paziente di nominare oggetti è una conseguenza della sua impossibilità di assumere l'attitudine astratta che è il requisito necessario per nominare gli oggetti. E poi continua, dice, possiamo distinguere due modi di usare la parola in connessione con gli oggetti. La vera nominazione, quando appunto gli diamo il nome, che è l'espressione dell'attitudine categoriale rispetto al mondo, e quella che lui chiama la pseudonominazione, che è solo un uso delle parole in atto. Ecco, da queste parole di Goldstein si vede quanto la tradizione della riflessione logico-grammaticale occidentale abbia a tal punto determinato il nostro modo di concepire il linguaggio che appunto Goldstein rovescia semplicemente la realtà. È ovviamente esattamente il contrario. Cioè questa facoltà di nominazione astratta è un fenomeno tardivo che nasce appunto con la riflessione secolare sul linguaggio, no? Addirittura i greci attribuivano a Platone e Aristotele l'aver distinto i nomi. E invece l'uso concreto, che è quello che il paziente conserva, è quello il vero uso del linguaggio, non un uso secondario, no? È interessante il termine categoriale che, ricordate, usa Goldstein. Perché è importante? Forse alcuni di voi ricorderanno che le categorie è il titolo del trattato aristotelico con cui la tradizione occidentale fa cominciare la riflessione sulla logica, sul linguaggio, l'organon cosiddetto, no? Che sia chiaro, Aristotele non aveva mai in mente di scrivere una logica, però poi nelle edizioni tardive si sono distinti i suoi libri. Ecco, in questo trattato le categorie, Aristotele compie un gesto che a noi ci pare ormai ovvio e scontato, ma che invece è un gesto nuovissimo e decisivo per la creazione di quella che più tardi sarà chiamata la logica e anche l'idea che esista qualcosa come una lingua. Che cosa fa in questo trattato Aristotele? Aristotele distingue l'uso dei nomi, cioè i nomi, scusate, al di fuori del loro uso concreto nel discorso, e poi i nomi nel loro uso del discorso. Il trattato infatti comincia così, dice Aristotele, delle cose che si dicono, alcune sono dette secondo connessione, metà simploché, cioè in un discorso concreto, altre senza connessione, e fa questo esempio di questo secondo senza connessione, per esempio, uomo corre, uomo vince, uomo corre, bue vince, cioè delle parole usate al di fuori del discorso.
Ecco, noi siamo così abituati a questa possibilità, no? Alla riflessione grammaticale, dai vocabolari, noi continuamente riflettiamo su parole isolate, però al tempo di Aristotele questa era una novità sensazionale, cioè capire che si può parlare non del discorso in atto, ma si può considerare il linguaggio aneus in ploche, al di fuori della loro connessione delle parole in un discorso. È importante perché naturalmente quando è che noi diciamo queste parole senza connessione, per esempio uomo, bue, corre, vince, è chiaro che non le diciamo mai, però invece le diciamo continuamente in quella forma di metalinguaggio, che è il metalinguaggio grammaticale, il metalinguaggio logico, quando riflettiamo sulle parole, no? Allora le separiamo. E quindi, appunto, in fondo queste parole senza connessione non appartengono al linguaggio in senso stretto, appartengono a un metalinguaggio, a un linguaggio con cui parliamo del linguaggio. E vi ricordate Wittgenstein dice una volta nelle ricerche che i problemi filosofici cominciano quando il linguaggio fa vacanza. Voleva dire qualcosa di genere, quando cioè noi usiamo il linguaggio non più nella concretezza di un discorso, ma tirando fuori le parole. Ecco, per farvi capire quanto questo discorso che a noi ci sembra ovvio fosse nuovo e decisivo al tempo di Aristotele, è che dovete fare lo sforzo di immaginare una realtà in cui i vocabolari e i dizionari non esistono. Noi siamo così abituati all'esistenza di vocabolari e dizionari che crediamo che questi siano esistiti da sempre, ma neanche lontanamente, come sapete, no? I primi vocabolari cominciano nel 1400, così, col latino e poi dopo. E quindi Aristotele, Platone, Sofocle, ma anche Dante, parlavano e scrivevano senza disporre, non perché servisse praticamente vocabolari, ma senza nemmeno l'idea che ci fosse un lessico, un vocabolario. Immaginate quindi pensare una lingua senza l'idea che esista qualcosa come un lessico, un vocabolario che li raccoglie tutti. No? E qui si vede proprio, bisogna stare attenti appunto a non fare anacronismi. Per noi è così ovvio considerare il linguaggio dal punto di vista del fatto che esiste un lessico, esistono i vocabolari, dizionari di tutti i tipi, di ogni qualità, eccetera. E non è facile immaginare qualcuno che parla una lingua senza che non esista neanche un vago sospetto di qualcosa come un dizionario e neanche di una grammatica, tra l'altro. E appunto, che idea si fa del linguaggio una mente che non ha mai visto un vocabolario o una grammatica? Ecco, appunto, le categorie, vi dicevo, no, sono quindi un po' il primo esempio di quella che potremmo chiamare una semantica nominale, cioè considerare il significato delle parole in sé e non, come ovviamente sarebbe più giusto, solo nel discorso in atto. E questa distinzione tra onomata e logos, nomi e discorso, appunto attraversa tutto il pensiero classico. E Platone ci si sofferma più volte, così nel Sofista dice oppone i nomi che in sé non indicano alcuna azione, né assenza di azione, né alcuna sostanza o esistenza di un essere o di non essere, al logos, al discorso, che invece non si limita a nominare, ma fa qualcosa, per aene, fa qualcosa. E lo stesso farà appunto Aristotele, come vi ho detto, distinguendo le categorie dal logos, dal discorso. E poi appunto quando troviamo nell'antichità una riflessione sul linguaggio, la prima cosa è questa distinzione tra nomi e discorso. Così per esempio Varrone, l'erudito romano che ci ha lasciato alcune delle più belle riflessioni sulla lingua latina, distingue nettamente due piani o due stadi del linguaggio. Quello della nominazione che chiama impositio, nominum impositio, l'imposizione del nome, il dar nome, e l'altro che chiama invece declinatio, cioè la flessione del discorso, entrare nei nomi del discorso. E al primo, aggiunge Varrone, è necessaria la storia perché i vocaboli ci pervengono solo attraverso l'insegnamento.
ed è qualcosa di simile che in fondo Wittgenstein presuppone quando scrive nel Tractatus che il significato dei nomi come segni primitivi ci deve essere spiegato, mentre invece con le frasi, con le proposizioni, noi ci intendiamo senza bisogno di spiegazioni. Beh, appunto, volevo dirvi soltanto appunto che questa distinzione è una distinzione di cui si è sempre stati coscienti, no? Ogni volta che si è riflettuto sul linguaggio. E anzi, in quel geniale trattato sulla lingua, di filosofia del linguaggio, che è il De Vulgari Eloquenza, che è veramente un'opera incredibile, no? Perché Dante, senza nulla alle spalle, riflette sul linguaggio e anticipa proprio i concetti della linguistica più moderna, no? Ecco, Dante nel De Vulgari Eloquenza, ricordate, distingue, anticipa la distinzione che Saussure fa fra langue e parole, distinguendo una lingua primaria che chiama volgare, che apprendiamo ed usiamo sine omni regula, dice, e una lingua secondaria e artificiale che chiama grammatica, che invece, dice, apprendiamo solo con un lungo studio. E in un passo del Convivio Dante riflette sul carattere particolare proprio dei nomi, che gli appaiono come resistenti a ogni immediata penetrazione, e li definisce perciò con un'immagine astronomica come l'ombra della grammatica. I nomi sono la parte tenebrosa, la parte in ombra della grammatica. E qui dice, Dante dice, per la sua infinitate i raggi della ragione non terminano nella lingua, in parte specialmente degli vocaboli. Cioè la lingua è costituita da una parte d'ombra, da una parte di tenebra, da una parte impenetrabile che possiamo solo ricevere e che però non è, come dire, concepibile in altra maniera, e che sono appunto i nomi. E appunto, allora, se i nomi hanno questa struttura, questa dimensione, funzione particolare, no? Questo dimora particolare nella lingua, perché appunto non è in fondo chiaro se i nomi davvero sono nella lingua, no? Perché sono appunto due piani. La cosa chiara di questa distinzione è che questi due piani, quello della nominazione, il dar nome, chiamare, e quello poi di parlare, come sto facendo ora, sono due cose completamente eterogenee. Infatti io qui non sto chiamando i nomi, sto parlando semplicemente. E appunto non sorprende allora che la sfera del nome sia da sempre in relazione particolare con la teologia, cioè che il nome per eccellenza sia sempre stato considerato il nome di Dio. Secondo una teoria cabalistica, cui Scholem ha dedicato un breve ma illuminante saggio, tutto il linguaggio, anzi tutta la Torah per gli ebrei, risulta da combinazioni di lettere che formano il nome di Dio. Cioè tutto il linguaggio forma il nome di Dio. La Torah non è altro che il nome, è una combinazione del nome di Dio. Alla base di questa teoria sta l'idea, già familiare al giudaismo rabbinico, che il vero nome di Dio, che chiamano Shem HaMeforash, è un nome impronunciabile, cioè che sta presente in tutta la lingua, in tutta la Torah, in qualunque enunciato, in qualunque scrittura, però in se stesso non può essere pronunciato, non può essere detto. Le quattro consonanti che lo compongono, Yod, E, Vav, E, per questo è detto tetragramma, quattro lettere, man mano divennero sempre più considerate come impronunciabili, qualcosa che non doveva essere detto. E però questo nome che non può essere pronunciato è invece, come abbiamo visto, la verità del linguaggio, no? Il nome di Dio non ha un vero senso, non può essere pronunciato, però proprio questo fatto lo mette al centro della rivelazione, e tutta la rivelazione non è altro che una rivelazione del nome di Dio, no? Cioè,
qualunque discorso non fa che combinare questo nome impronunciabile. Ecco, questo legame forte tra onomatologia e teologia, cioè una teoria del nome e teologia, non è proprio solo della Cabala. C'è un caso molto importante, che è quello di un grande filologo classico che si chiamava Hermann Usener. Nel 1896 questo filologo, Hermann Usener, professore di filologia classica all'Università di Bonn, pubblica uno studio che vi consiglierei molto di leggere, perché è anche tradotto in italiano, che si chiama I nomi degli dèi. I nomi degli dèi. Degli dèi. La tesi geniale di Usener, che adesso riassumo un po' brevemente, è che ogni evento di un nome nella lingua, ogni momento in cui nasce un nome nella lingua, è sempre anche la nominazione di un Dio. Cioè nominazione di qualcosa e nominazione di un Dio coincidono. Cioè l'evento originario del linguaggio è sempre teologico, teonomico. Come dire. E lui si fonda per questo su questi indigitamenta, queste deità della religione romana, che, in cui ogni attività, per esempio dell'agricoltura, riceveva un suo Dio particolare. Per esempio al gesto del seminatore corrisponde il Dio Incitor, seminante. Alla prima aratura del maggese, Vervactum, il Dio Vervactor. E alla concimazione con lo sterco, il Dio Sterculinus, appunto. No? Ecco, questi che si chiamavano degli dei momentanei, come anche lui li chiama, Augenblick Gott, non sono ancora fissati, non sono figure divine fissate, però è chiaro, no? Fanno vedere come l'evento di qualcosa, quando il primo nominare qualcosa, è anche nominare un Dio. Quindi onomatologia e teologia sono inseparabili. Ecco, questa è una cosa appunto curiosa, che la ritroviamo anche nella considerazione poi che i linguisti fanno del nome. Per esempio, nel suo celebre corso, Saussure, si sofferma sul problema del nome e tende a considerare il nome, tanto nella forma del nome proprio, ma anche nella forma del nome comune, come qualcosa che nella scienza del linguaggio non si può definire. E quindi lui tende a dire, questo momento della nominazione, che vi ricordate i romani dicevano la nominazione, l'imposizione del nome e poi il discorso, in un certo senso lui dice il nome sta fuori dalla scienza del linguaggio, non possiamo definirlo, diciamo, in termini semiologici. Però appunto la cosa curiosa è questo problema del nome, che lui, per così dire, ha escluso dalla linguistica, torna continuamente invece a ossessionarlo. No? Forse qualcuno di voi ricorderà che tra il 1906 e il 1909 lui fa qualcosa per cui poi fu considerato matto, cioè aveva questa idea che nei versi della poesia romana arcaica, soprattutto i versi Saturni, ma in fondo tutta la poesia romana arcaica, fossero formati mettendoci come ipogrammi, come se fossero sempre degli anagrammi di un nome di Dio, cioè che quindi se noi leggiamo un verso latino ci sarà in forma anagrammatica il nome di un Dio. E si era talmente convinto di questa cosa che scrisse a Giovanni Pascoli. Forse voi ricorderete che Giovanni Pascoli era il più grande poeta in latino del suo tempo, che vinceva tutti le medaglie d'oro dei concorsi. E allora Saussure scrive a Pascoli, ma senta, lei quando compone poesia latina non è che ci mette nascosti dei nomi degli dei? Non sappiamo nulla, perché Pascoli non risponde. Cioè, o Pascoli ha pensato, questo è un pazzo, oppure, cosa forse più probabile, non ha voluto rivelare il suo segreto professionale, che era quello appunto, come secondo Saussure, di nasconderci dentro dei nomi.